Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo Geo Break del mese di luglio. E oggi parleremo di modelli di processing, andremo a fare una esercitazione abbastanza semplice, abbastanza veloce su come si fa a creare un modello di processing. Qui come slide vi ho messo un'introduzione del nostro corso di QGIS avanzato. Proprio nell'ultima edizione del corso abbiamo introdotto un modulo apposito che tratta i modelli di processing, quindi mi sembrava più veloce mostrarvi che cosa facciamo in questo corso e che cosa andremo a fare oggi, cioè andremo a creare una cosa di questo tipo, un modellino che prende in pancia diversi attributi e crea questo processo che poi dopo è eseguibile come un processo a sé stante. Ok, chiudo le slide in modo che passiamo direttamente a QGIS. I modelli di processing non sono nient'altro che la serializzazione o la parallelizzazione di processi già esistenti nell'ambiente QGIS, che quindi avete a disposizione nel momento in cui installate proprio l'istanza di QGIS. C'è questo plugin che conoscerete sicuramente, che è la Processing Toolbox, questo. È un plugin, come vedete, core, quindi non si può installare. Il motivo per cui è così è che Processing era nato come plugin a sé stante rispetto a QGIS. Nelle prime versioni di QGIS andava installato. Si è deciso poi, credo con il passaggio dalla versione 2 alla versione 3, di inserirlo nelle funzionalità core. È rimasto un plugin perché è nato così, però di fatto è una funzionalità core di QGIS. Infatti io lo posso attivare o disattivare, ma non lo posso disinstallare dalla mia installazione di QGIS. E il fatto che abbiamo a disposizione questa Processing Toolbox ci dà accesso a tutte queste funzionalità che possiamo chiamare di base, ce ne sono tantissime, generalmente si usa molto il tasto di ricerca e attraverso queste funzionalità, diciamo di base, si possono creare anche modelli più complessi, serializzando o parallelizzando alcuni di questi processi. È quello che andremo a fare, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere il risultato finale. Andremo a fare una cosa di questo tipo. Non vi spaventate della complessità, perché in realtà è molto più semplice di quello che sembra, e poi andremo a vedere. Se ci rimane tempo, andremo a vedere anche come lanciarlo in batch, cioè lanciare tante volte la stessa istanza di un modello. Allora, quello che fondamentalmente vogliamo fare è un'esercitazione molto semplice. Abbiamo un raster che rappresenta il DTM di un'area geografica e abbiamo una serie di poligoni. Ok, abbiamo una serie di poligoni che rappresentano le nostre aree di interesse. Noi vogliamo andare a individuare all'interno di queste aree di interesse quelle che sono le celle che hanno una pendenza superiore al 9,1% e un'esposizione rivolta verso nord oppure rivolta verso sud. Queste sono le caratteristiche che devono avere le nostre celle. Quindi andremo a fare una classificazione e poi sulla base delle regole che ho appena detto andremo a estrapolare queste celle e lo vogliamo fare tutto tramite modello, cioè nel senso io potrei qui fare un clip del raster sulla base di questi poligoni, crearmi uno slope, crearmi un aspect, categorizzare entrambi questi due layer che vado a creare, slope e aspect, e poi fare un raster calculator e tramite regole tirarmi fuori le celle.
Questo chiaramente lo posso fare manualmente, ma se voglio ripetere il processo, la cosa che mi conviene fare è creare un modello. E quindi facciamo Create New Model, mi dà accesso a questa interfaccia. In questa interfaccia ci sono due tab fondamentali che bisogna tenere a mente. Uno è Algorithms, che è praticamente la riproduzione di questa interfaccia qui, che mi permette di della Processing Toolbox, gli algoritmi che prima ho definito di base, ok? E poi abbiamo un tab di input in cui qua possiamo definire tutti gli input del nostro modello. Nello specifico, quali sono i nostri input? Abbiamo sicuramente un raster layer e lo andiamo a definire con questo nome qua, che è mandatorio, quindi noi nel nostro modello dovremo mettere obbligatoriamente un raster perché altrimenti il nostro processo non funzionerà. E poi abbiamo un vector layer che possiamo anche qui con questo widget fare drag and drop. Lo chiamiamo vector layer. Qui possiamo anche definire il tipo di geometria. Siccome vogliamo clippare un raster, ci conviene definirlo come poligono, in modo che non creiamo degli scompensi al nostro modello, perché se dovessimo andare a inserire una feature vettoriale ma contenente dei punti, non potremmo fare nessun clip, no? Per esempio. Anche questo obbligatorio. E già così, se io salvo stavo dicendo, se noi ci creiamo un modello, adesso lo chiamiamo Jailbreak. E ce lo troviamo qua. Se io faccio un doppio clic sul jailbreak, vedete, mi si apre una qualsiasi interfaccia come siamo abituati a vedere in qualsiasi modello di processing che apriamo con i nostri input. Ovviamente adesso abbiamo creato una cosa che non fa niente, però per farvi capire che cosa stiamo andando a definire. Bene, a questo punto possiamo definire i processi, cioè la struttura del nostro processo. Vogliamo sicuramente come prima cosa clippare, quindi fare clip raster by mask layer. E gli vogliamo dire che l'input layer è il nostro raster layer e il mask layer è il nostro vector layer. Vedete che qua mi dice using model input. Ma possiamo anche cambiare a seconda delle nostre preferenze. Questa cosa la vedremo dopo. Stiamo sul semplice e lasciamo tutto immodificato. Se il prodotto di questo algoritmo, dell'esecuzione di questo algoritmo, dovesse essere un prodotto intermedio, qua ci basta mettere un nome e a quel punto qua, per esempio lo chiamiamo clipped, a questo punto vedete che ce lo dà anche come sottoprodotto. Ora, io di questo clip in realtà non me ne faccio nulla, quindi per adesso lo lasciamo da parte. Una volta che abbiamo clippato, come ho detto, andiamo a fare il nostro aspect. Qui come input gli diamo un algorithm output, cioè quello che esce dalla mia operazione di clip. E lo voglio come prodotto intermedio. E poi andiamo a creare uno slope, cioè la pendenza. Anche qui, algoritmo output, andiamo a prendere clipped e ce lo estraiamo come prodotto intermedio. Ok? Su questi due raster, che cosa voglio fare? Voglio andare a fare una classificazione sulla base di parametri che ci terrei per motivi di controllo a definire io. Ok? Come si fa? Per quanto riguarda lo slope, cioè per entrambi i casi utilizzeremo questo
se me lo voglio andare a studiare qua. Questo algoritmo riclassifica un raster assegnando una nuova classe di valori basata sui range specificati in una tabella fissata. Vedete che io gli dico il raster che voglio riclassificare, la banda di quel raster, in questo caso sono tutti raster a una banda, quindi l'esercizio è abbastanza semplice. E possiamo definire qui una tabella con un range di valori e lo faremo. E a questo punto avremo il nostro raster riclassificato. Facendo un esercizio abbastanza semplice, se mi salvo questo modello e poi lo vado ad eseguire, e gli dico che come raster layer c'è il mosaico, e salvo questi due output come layer temporanei, vedete che ho questi due sottoprodotti, ok? Ora, non sono stato a guardare i valori zero, i valori negativi, cioè ci sarebbe da un attimino da affinare questo processo, per esempio per quanto riguarda l'aspect, return 0 for flat instead of 999, oppure bisogna, quando creo la maschera, bisogna settare il no data value qua, generalmente si setta meno. Ok, ora ho salvato il modello, adesso dovrebbe dare un risultato un po' più bellino. Una volta salvato il modello è possibile eseguirlo anche da qua, quindi gli dico che è il mio mosaico e ritorniamo a creare. Eccolo qua, questo è il risultato che mi aspettavo. Quindi abbiamo uno slope e un aspect, entrambi ritagliati sulla base delle aree che avevo preso in considerazione prima. Okay? A questo punto come funziona? Per lo slope è abbastanza semplice, cioè io prendo reclassify table, reclassify by table, prendo il mio slope, prendo la mia banda 1, ma perché c'è solo quella, gli vado a dire che tutti i valori da 0 a 9.1 sono valorizzati a no data, che è il mio meno 999, e tutti i valori superiori a 9.1, arrivare a 1000, ma perché non c'è una pendenza di 1000 gradi, è proprio contro logica, hanno valore di 1, quindi sono celle valide. Ok, run, chiudo. E in questo modo qui ho fatto questa classificazione qui, ok? Vedete? Queste qua sono le celle del mio raster che hanno un valore di pendenza come piace a me. Questa cosa qui la andiamo a riprodurre qui. Andiamo a cercare il mio reclassify table. Come modello di input voglio che ci sia un output di un algoritmo che è il mio slope. La banda va bene fissata a 1. Riproduco la tabella per come ve l'ho appena mostrata. Facciamo 9 per semplicità. E da 9 a 1000 uguale 1. Ok. Se faccio show advanced parameters, mi dice una cosa molto interessante. Innanzitutto gli output data value, meno 999 fissato così, va bene. E poi dopo mi dice come le regole con cui devono essere rispettati i boundaries, cioè che il valore deve essere compreso tra il minimo oppure minore o uguale al massimo. E direi che più o meno vada bene, dipende dalle casistiche, ve lo potete gestire, ovviamente avete tutte le combinazioni. E niente, questo qua è il nostro reclassify by table. Bisogna
dargli un nome diverso in modo da poterlo distinguere da questo reclassify che andremo a fare dopo, ok? Quindi reclassify slope by table. Facciamo la stessa cosa per l'aspect. Per chi non conoscesse che cos'è l'aspect, praticamente vi sto cercando. Vi sto cercando in documentazione. Mi sto cercando in documentazione un'immagine, eccola qui. Andiamo nella latest version, ma dovrebbe essere più o meno analogo. Praticamente Aspect è il primo di questa serie di algoritmi e ritorna l'esposizione in termini di gradi, dove lo 0 corrisponde al nord, e poi via a girare fino a 360, che è di nuovo il nord. Se noi vogliamo selezionare le celle che sono esposte a nord oppure a sud, dovremmo fare una classificazione per cui da 0 a 45 lo consideriamo a 45 gradi, lo consideriamo esposto a nord, da 45 a 90 e poi a 90 più 45, 135 è esposto ad est, da 135 a 180 più altri 45, quindi 225, sposto a sud, e così a 270 più 45, 315 sarà esposta a ovest, e da 315 a 360 sarà di nuovo esposto verso nord. Ok, quindi faremo prima un risultato di questo tipo, come quello che vediamo qua sotto, e poi faremo una classificazione molto grossolano, ovviamente, sulla base di questa parametrizzazione che vi ho appena spiegato. Quindi andiamo a fare un reclassify by table, prendiamo come algoritmo il nostro aspect, sì, va bene, come tabella facciamo quello che ho appena detto, quindi da 0 a 45 è esposta verso nord, quindi è valida. Da 45 a 90 e poi 90 più 45 fa 135, non è valida, quindi gli assegniamo un no data. Da 135 a 180, poi 180 più 45 fa 225, gli assegniamo un altro valore in modo che lo distinguiamo da quello che è esposto a nord. Da 225 a 315, 225 più 45 fa 270, più 45 315, sì, è sempre non valido. E poi infine chiudiamo il giro, da 315 a 360 è di nuovo esposta a nord e quindi di nuovo 1, che è il valore iniziale. Ok, questa è la nostra tabella. Nostra tabella fissata. Anche qua gli cambio nome, lo chiamiamo reclassify aspect by table. Facciamo che per il momento lo salviamo come prodotto intermedio, poi ci andiamo a mettere le mani sopra. Salvo, eseguo, voglio il mio mosaico, il mio vettore, ok, tutto a posto. Che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto la cosa che mi interessa, sono questo slope reclassified, un po' di spazio, e aspect, questi due mi interessano, quindi questo lo vado a togliere. Questi qua me li ha creati prima, li vado a togliere. Ho questo duplice insieme di celle. Uno che è rappresentato solamente in nero perché
lo slope è o valido oppure valido. E questo invece che è 0 oppure 2, quindi io avrò delle celle che sono rappresentate come valore 1, delle celle che hanno valore 2 e sono le nostre celle valide. Ok, ora guardo un attimo se ho fatto modo. Sì, questa cosa qua mi ero scordato. Comunque, output no data va bene. Minimo massimo. Use no data when no range matches value. Yes. Anche se non dovrebbe cambiare niente. Quindi cosa succede? Ora dovrò andare a fare un raster calculator che mi intercetta questi due parametri. Rieseguiamo l'algoritmo. Arrivo, lo faccio un attimo fuori schermo, ma giusto perché. Ecco qua, rivoglio i miei dati riclassificati a modo, perché prima aspect non era riclassificato a modo. Ora abbiamo questo e lo dobbiamo far matchare con questo. Come si fa? Si fa un raster calculator. Raster calculator lo trovate sia qua che nel menu raster calculator, ok? È esattamente la stessa cosa. E in questo raster facciamolo qua che è un po' più semplice. In questo raster cosa abbiamo? Abbiamo il nostro aspect reclassify e il nostro slope reclassify. Dobbiamo dire che mettiamo tra parentesi in modo che quando aspect è uguale a 1 e slope è uguale a 1, la nostra cella è valida. Oppure, questo me lo copio, generalmente io la seconda condizione la metto in una seconda riga. Quando l'aspect è uguale a 2, perché mi vanno bene anche le celle esposte a sud, e lo slope è sempre uguale a 1. Ecco, queste qua sono tutte le casistiche che rappresentano la nostra il caso in cui le nostre celle sono valide per il nostro. Output layer me lo salva in automatico come GeoTIFF, ma io naturalmente posso scegliere. Lo vado a salvare come, non lo so, facciamo, ce l'ho una cartella algebraica, ok? Output. Lo chiamiamo validi. Ok, ci andrà a creare questo raster qui in cui ha incrociato queste due caratteristiche, queste sono le nostre celle valide. Se vogliamo diciamo fare un'analisi preliminare di questa cosa qua, gli diamo una simbologia, cioè le facciamo rosse. A questo punto, con questo strumento che si chiama Value Tool, che è un plugin che si installa da qua, un plugin che si chiama Value Tool, che se fate analisi di immagini raster vi consiglio di avere sempre sotto mano. Selezionandolo da qua vi apre questa tabella in cui vi mostra tutti i raster che avete attivi nella vostra tabella di attributi e se andate a ispezionare vedete che sulla sinistra vi dà il valore. Ok, se io qua adesso non ce l'ho, però se io avessi diciamo i layer grezzi, quindi questi aspect e questi slope per come sono stati calcolati inizialmente, vedrei se i valori effettivamente sono validati dal modello, ok? Ed
quello che faremo. Prima di fare questa cosa qua, andiamo a riprodurre l'operazione che abbiamo appena fatto di raster calculator qui, perché non l'abbiamo ancora fatto. Quindi prendiamo il nostro raster calculator, questo qui. Gli diciamo che come input deve avere il nostro slope reclassified e il nostro aspect reclassified, questi due. L'espressione adesso diventa un po' complicato, nel senso che prima ci prendevi in automatico il nome dei layer, qua non lo fa, però l'abbiamo visto prima, quindi possiamo praticamente ricopiarla da prima. A1 uguale 1 e banda 1 uguale 1. Poi non mi ricordo cosa ho messo prima. Ho messo prima lo slope, quindi slope è il nostro A e quindi deve rimanere sempre 1. Aspect invece può essere anche 2. Quindi facciamo una cosa così. Oppure abbiamo detto che in questo caso a cambiare è B, quindi anche B può essere 2. Ok. Ok. E questo è il nostro raster calculator che ha come input, mi sono sbagliato, come input algorithm output. Ah, probabilmente non riesco a farlo con questo raster calculator, devo per forza usare quello di Jindal. Esatto, con questo lo dovrebbe fare. Ora, qua cosa mi chiede? Mi chiede di usare come input layer A l'algorithm output aspect, e come input layer B gli possiamo dare il nostro slope. Il numero della banda è sempre 1, quindi facciamo così. Tutto il resto non ci interessa. A questa formula qui. Però è strano perché io ieri ero riuscito, quando ho fatto la preparazione di questo esercizio, c'è una cosa che non mi ricordo probabilmente. Vedete, l'ho fatto esattamente identico con questo raster calculator qua. E allora forse mi sono perso qualcosa io qui. Proviamo a rifarlo col precedente. Forse questo devo usare, no. Ok.
Non mi ricordo se aspect l'ho messo come primo o come secondo parametro. Ho messo prima lo slope, quindi facciamo così. Ho messo prima aspect, in modo che aspect è il nostro A e quindi può essere sia 1 che 2, mentre B è sempre 1. Output cell size, output extent non ci interessano, e calculated invece sì, deve essere il nostro valid. Ecco, così me li ha presi. Vedete che gli input sono stati collegati. Prima avevo collegato questo e questo e probabilmente non prendeva la connessione. Bene, salvo. Ora io c'ho il mio validi qua che lo vado a rinominare ed è il mio validi di test. Ok. Se il risultato del mio modello mi ritorna la stessa cosa, vuol dire che il mio modello è corretto, perché io qua è dove ho fatto le operazioni manuali, vado ad eseguirlo, gli dico che prende Mosaico e Analysis 9.1 e queste cose qua le vediamo dopo, però questa roba io non la voglio in mezzo alle scatole. Aspect e Slope sì, perché voglio fare quelle analisi che vi ho fatto vedere con Visual Tool e valid sì. A questo punto io ho il mio valid test. Provo a trascinarmelo su. Styles, copy styles, styles, paste style. E anche se no, in realtà voglio farlo così, voglio farlo di un altro colore. Facciamo arancione. E a questo punto vedete che il risultato è lo stesso. Accendo e spengo è lo stesso. E quindi posso andare accendendomi e spegnendomi i slope aspect, come vi dicevo, con il mio value tool posso andare a vedere che effettivamente qua lo slope è maggiore del 9, di 9 gradi, l'aspect è 183, quindi esposto a sud e va bene, e posso fare un po' di validazioni di questo tipo, ok? Valutazioni manuali. Questo non viene rappresentato perché effettivamente è esposto a 126, quindi esposto abbastanza verso est, ok? Questo è un po' l'esercizio per come me l'ero pensato. Poi si possono fare tante altre cose. Si può, per esempio, trasformare. Questa era un'esercitazione che serviva per uno studio di ingegneria che lavorava con AutoCAD, quindi avevano bisogno che questa cosa qui venisse ritagliata, venisse trasformata in un poligono. Non gli andava bene un raster. E quindi glielo trasformavo in poligono, glielo clippavo sulla base dei poligoni che mi avevano fornito loro e poi dopo glielo convertivo in DXF. Chiaramente il modello si può complicare all'infinito e niente. L'unica cosa, fate molta attenzione che se voi probabilmente l'avete già visto perché prima mi è scappata la finestra. Ma se voi andate in User Profile e aprite il profilo dell'user attivo, c'è questa cartella Processing in cui ci sono i models. E qua vedete tutti i modelli che avete installato, perché io posso andare qua, fare click Add Model to Toolbox, andarmi a prendere un modello in qualsiasi zona del mio file system sia salvato e aggiungerlo qua. Inoltre, una volta che io ho il modello acceso qui, posso cliccare questo bottone e salvare il modello nel progetto. Per cui ogni volta che io attiverò quello specifico progetto,
se io devo condividere questo modello con un mio collega oppure lo devo mettere in una cartella di un server a cui possiamo accederci tutti, io non me lo andrò a salvare in questo percorso qui. Ok, non me lo andrò a salvare in QGIS, profili, Simone, Processing Models. Me lo andrò a salvare da qualche altra parte. Me lo andrò a salvare in un server dove ho bisogno che ci accedano tutti, perché lì invece ci posso accedere solo io. Ci può accedere solo l'user di questa istanza di QGIS. Quindi io me lo andrò a salvare da qualche parte qui nel file system e devo stare molto attento perché se vado a fare edit model da qua. Se vado a fare edit model di questo jailbreak, sto modificando il modello che è installato in quel profilo di QGIS. Quindi se poi vado a condividere quello che ho salvato in un'altra cartella, devo stare molto attento, devo fare salva con nome ogni volta e andarlo a mettere in quella cartella lì. E in questo modo anche i miei colleghi ci possono accedere. Altre cose che c'è da dire sui modelli è che è possibile scrivere così come noi lo vediamo per un qualsiasi algoritmo di processing, vedete che c'è questa barra di aiuto. È possibile scriverla anche qua, da questo bottone qui, Edit Model, e qua andiamo a modificare l'help del model, ok? Questo è un modello di esercitazione per il jailbreak. Faccio OK, salvo. Nel momento in cui mi vado ad aprire il modello, vedete che qua ho il mio help che prima non c'era. Chiaramente leggetevi in documentazione come si fa a formattare a modo il testo, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Ma questo, insomma, è un attimino il punto del discorso. Un'altra cosa che si può fare è esportare come algoritmo di Python questo modello, oppure esportarlo come PDF se lo volete inserire in una presentazione, oppure anche come immagini vettoriali, cioè, però questi due casi non lo so. Io generalmente li esporto come PDF, tipo quando faccio le lezioni dei nostri corsi, eccetera, eccetera. Questa la trovo molto comoda. Potete anche col tasto destro qua, non mi ricordo come si fa perché è una cosa che faccio pochissimo. Potete aggiungere una group box, cioè vedi, lui vi crea questi gruppi e quando i modelli diventano grossi e complicati da gestire, fanno molto comodo per amministrare, diciamo, la complessità che si viene a generare. Per cui io qui mi creo questa sezione che si chiama input, poi mi posso creare quest'altro gruppo, andare a modificare. È semplicemente una cosa grafica, però che vi aiuta. E questa parte qui la chiamiamo pre-process e puoi anche assegnare un altro colore in modo che è distinguibile da quello di prima e via discorrendo. Quindi, non so, faremo una cosa di questo tipo. E poi dopo aggiungiamo un gruppo finale. Ok, fatto un pochino a mano per farlo velocemente, per stare nei tempi del jailbreak, viene una cosina così. C'è anche la possibilità di snappare gli oggetti e di formattarli in una maniera un po' più ordinata.
ma in questo momento io, questa è una cosa che uso poco perché a me piace mettermi lì dove pare a me, però effettivamente se poi lo dovete dare a un vostro collega, insomma, ve li mette lui in una griglia, ve li ordina in maniera automatica. Adesso non riesco a trovare questo comando così al volo. Poi c'è la possibilità di validarlo. Ecco, con validate me l'ha già messo abbastanza. Mi dice che il modello è valido. Non so se avete visto che è comparsa quella barra in alto. Ve la faccio rivedere. Modello è valido. Per cui, per esempio, se avessi sbagliato a definire cose, mi avrebbe avvertito. E a questo punto è possibile fare. Qual è l'utilità di questo modello? Che lo posso ripetere tante volte. Però, se io volessi parametrizzare, per esempio, la mia classificazione, per cui le pendenze e le esposizioni, non voglio che siano sempre quelle che ho definito, si può agire anche su questa cosa qui. Per esempio, si può creare una matrice. La matrice, vedete, mi permette di creare una tabella così come l'ho passata in parametro ai miei due tool di Reclassify. Quindi aggiungiamo tre colonne, questo lo chiamiamo minimum, questa la chiamiamo maximum e questa la chiamiamo value. E ci aggiungiamo una riga, quindi facciamo che minimum è 0, 9. E value è meno 9.999 e invece quelli che hanno una pendenza superiore ai 9 gradi voglio che siano validi. Questo è il mio default. Ok. Valid parameter name. Ah, questo qua. Slope classification, la chiamiamo. Questo slope classification, che è un input, deve finire qui, il reclassify. Al posto della tabella mettiamo model input e lui in automatico intelligente mi prende slope classification. Ok, vedete che me l'ha connessa qua. Facciamo la stessa cosa anche per l'aspect. Avevamo che da 0 a 45 Eccolo qua. E lo passiamo come input al reclassify qua. A questo punto, salvando il modello, se io lo eseguo, vedete che come input ci sono anche le tabelle. Ora, lasciate stare, qua c'è venuto un casino incredibile, adesso lo mettiamo a posto. Aspect classification, se io non lo vado a toccare, lui gli manda la tabella così come l'ho buttata giù, ma a questo punto io posso intervenire qua e cambiare i miei parametri, ok? Quindi, ora, vedete che qua c'è reorder model inputs, quindi io clicco qua e posso riordinare il modo in cui vengono rappresentati i miei modelli, gli input dei miei modelli. Vedete che adesso è cambiata, è diventata una cosa un po' più lineare. Ok? Si possono in teoria anche cambiare gli output, reorder output layers, in cui io posso andare a cambiare l'ordine con cui
ordine con cui i miei output vengono mostrati quando eseguo il tool, cioè, però come vedete in realtà questa cosa non è successa perché io avevo messo validi in fondo e lui invece non me li ha messi nell'ordine che gli avevo detto io. Non so il perché di questa cosa, probabilmente è una cosa da sistemare perché vedete io avevo messo validi in fondo, aspect e slope classified sono qui. Però me li trovo sempre comunque in fondo e valid me lo trovo qua. Questa cosa sinceramente non so perché, e probabilmente è un aspetto che va modificato proprio in QGIS, ci sarà un bug da qualche parte. Però invece per gli input funziona ed è abbastanza importante perché effettivamente ci dà un senso logico in cui inserire gli input. Ok? A questo punto io posso eseguire il mio modello parametrizzando tutto. Se queste cose qua, a parte che slope classify e aspect classify non mi interessano come sottoprodotti, quindi li posso anche andare a togliere. A me interessano aspect e slope perché sono questi che io voglio fare le validazioni. A questo punto dicevo, l'ultima cosa che ci rimane da trattare è che io posso eseguire questo modello con la tabella per come gliel'ho definita io, ma la posso definire anche cambiando semplicemente, se vogliamo mantenere l'aspect fisso, posso cambiare questa. Posso fare che una volta vada da 0 a 9, che una volta vada da 0 a 10, eccetera, eccetera. Però farlo manuale ogni volta è un pochino oneroso anche questo in termini di tempo. E allora anche qui QGIS ci viene incontro perché, come probabilmente avrete visto, per qualsiasi tool, per esempio prendiamo il clip, io il clip lo posso eseguire così come mi si presenta, scelgo due parametri, faccio run, eccetera, eccetera, e l'ho eseguito una volta. Ma posso eseguirlo anche come processo di batch, come processo in serie. Cioè io qua metto dentro tante righe, le compilo, ognuna per esempio con uno shapefile diverso, mentre l'overlay layer è sempre lo stesso, e lui mi clippa tutti quegli shapefile in serie sulla base dei parametri che gli ho dato. La stessa cosa posso farla col mio modello. Posso dirgli run as batch process. E posso dirgli che il mio raster layer è sempre il mio mosaico, che il mio vector layer è sempre il mio analysis. Diciamo che voglio fare 5 classificazioni diverse, quindi le vado a mettere così. Faccio autofill fill down e mi compila tutto con mosaico. Faccio autofill fill down e mi compila tutto con analysis. Aspect classification è sempre uguale, quindi mi va bene così com'è. Slope classification, qui ogni volta vado a definire dei parametri diversi, quindi 0, 9, facciamo 0, 10. Questa è l'unica operazione un po' manuale, poi magari vi fate venire dei metodi intelligenti voi, 0, 15. Mettiamo 20, oltre il 20 non andrei perché la pendenza di 20 gradi è già una roba importante, quindi magari questa riga togliamola. E qua questo è sempre uguale perché aspect e slope sono sempre uguali, mentre il nostro valid qua dovremmo calcolarci con un'espressione il percorso in cui salvarlo. E ogni volta andargli a dire che questo è a 9, questo è a 10, questo è a 15, questo è a 20. Ok? E ora lo faccio a mano perché la formula così su due piedi non mi viene in mente, però leggendo anche in documentazione è spiegato abbastanza bene. Citergo breaks output, questo lo chiamiamo valid 9. Ah, ok, me lo fa così.
Ok, allora posso chiamarlo validi e mi dice fill with parameter values con la slope classification, che è quello che determina la differenza dei nostri output. Mi compila questa roba qui strana, ma diciamo che ce la facciamo andare bene, ok? Potremmo scrivere naturalmente una formula diversa. Diversa, ma per velocità facciamo così. E niente, se io vado ad eseguire, qua devo sempre mettere, ok, quindi creiamoci una cartella che si chiama aspect, che probabilmente ho messo quel parametro mandatorio. Anche slope probabilmente l'ho messo mandatorio, non avrei dovuto, perché è un qua lo fillo con i numeri semplicemente per far prima, quindi mi creerà uno slope 1, slope 2, slope 3, slope 4, ma saranno tutti uguali, quindi questa operazione è veramente ridondante. Eseguiamo. E lui sta facendo in serie tutti il processo tante volte per come l'ho pensato io. Quando il processo è completo, posso chiudere. Posso a questo punto tirare via tutta sta roba. Mi tengo solamente uno slope e un aspect perché li uso per fare le mie ispezioni. E posso andare in GTR. Gitter, jailbreak, output, mi vado a prendere i miei validi. Chiudiamo. Gli diamo una rinominata così di massima, giusto per far veloce. Facciamo validi 9. Vale di 10. Validi 15. E validi 20. Questo non lo voglio più. E a questo punto col mio Value Tools vado a vedere che per esempio, qua, allora facciamo una cosa. Spegniamo aspect slope. Per esempio, qua sono tutti validi, però qua validi 20 non è andato su. È stato escluso. Qua anche validi 15, eccetera, eccetera. E quindi posso vedere cose in queste porzioni di territorio, posso fare i miei test, posso vedere come cambia, eccetera, eccetera. Questo è tutto per il jailbreak di questa mattina, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo, vi anticipo che ad agosto ci fermiamo, non ci sarà il jailbreak, riprenderemo a settembre, sempre con le iniziative di GTR, ci sarà Roberta. E niente, vi auguro una buona mattinata e una buona estate e a risentirci alla prossima. Buona giornata.